con la collaborazione di Airfas, canale YouTube Graziano Tegas, la maglia ufficiale SpoonRiver.biz. Sabato 24 agosto si è disputata a Nuoro il secondo Palio del Redentore Città di Nuoro, valido per l'ottava tappa del circuito Airvas, organizzato dall'associazione ippica Amazzoni e Cavalieri di Nuoro. L'ampio anello nuorese ha ospitato 10 anglo-arabo-sardo, suddivisi in due gruppi da 5 nelle batterie di qualificazione, dove andavano in finale i primi 4 classificati. I primi a scendere in pista sono stati Veranu, Carlo Sanna, Tanca, Torre de Riu, Profondo Rosso, Sandro Gessa, Ucla, Antonio Mula, Zaira Nugoresa, Paolo Arru. A muoversi subito in avanti è stato Veranu, pedinata a qualche lunghezza da Profondo Rosso e Ucla, con Tanca che ripiegava l'estrema tesa. Nell'ultimo parziale si fa sotto Tanca, che in pochi tempi di galoppo passa al comando, trainandosi sul palo d'arrivo Veranu e Profondo Rosso. Per il quarto giungeva Ucla. I cavalli al via della seconda batteria sono stati Zigo, Giovanni Soggia, Urbino Bonorvese, Antonio Mula, Unciao, Simone Mereu, Venus del Campeda, Andrea Sanna, Zirigata, Michel Puzzu. Batteria condotta da un capo all'altro dal debuttante Zigo, che andava via spedito nelle mani di Giovanni Soggia. Dietro di lui si alternano in tanti e sul traguardo va a precedere Venus del Campeda, Unciao e Zirigata. Finale sembrava essere un monologo di Zigo, che ha recitato fino a 200 dal palo lo stesso colpione della batteria, trovandosi in apnea però proprio sul più bello. Soggia ha provato a parare la progressione esterna di Profondo Rosso, ma entrambi nulla hanno potuto contro il cambio di marcia di Unciao, montata perfettamente da Antonio Mula che sostituiva Simone Mereu. Unciao ha trovato un autostrada davanti a sé, mettendo tutti nel sacco. Al secondo e terzo posto Profondo Rosso e Zigo, quarto invece per Venus del Campeda. Unciao è l'ottavo vincitore in altrettante tappe della stagione Airbus ed è la prima vittoria per lei in carriera in un palio. Sentiamo ora le voci dei protagonisti a fine gara. Antonio Mura, settimo vincitore dell'Airbus, quindi a parte Jesse che ne ha vinto due, questo tu sei il settimo, quindi un equilibrio totale, montato Unciao. Dici un po' com'è andato. Ma è un cavallo fenomenale, è partito bene, un reattore in partenza, ha tenuto bene tutta la corsa, mi hanno attaccato già da subito, però avevo lo steccato, mi sono messo là tranquillo, andava. Poi quando ho deciso di andare via, ce n'avevo uno davanti, ho visto che si spegneva, ho preso un po' di prepotenza, gli sono entrato di dentro all'ultima curva e ho fatto una tirata fino tutto al palo e astra. Senti, ti ha premiato proprio questa cosa di correre all'interno? Sì, sono stato fortunato per trovare la scia giusta di dentro, ho risparmiato i metri, quando ho voluto andare via sono andato via. Cioè è stata una corsa fenomeno, una cavalla che quando gli ho dato la via sono messo più in testa, bellina da morire. Di dove sei tu? Di Oliena. Di Oliena, tra l'altro ha fatto la prova col Bruco, ricordiamo, sì. Il 13 agosto, la sera del 13, ci ha portato un po' bene. Mi ha portato bene, ecco, sono tornato dopo la prova, ho montato a Oliena l'altro giorno il palio dei Ginati, sono terzo in finale. Oggi ho montato tre cavalli, ho montato tutte e due le batterie alla finale, ne ho qualificato uno, quell'altro mi è ceduto in fondo, se no ho fatto una bella corsa davanti uguale e poi ora in finale. Bravo, dai. Finale ce l'ho fatta a raggiungere l'obiettivo, dove siamo venuti. Antonio, resti qua oppure monterai? No, domani mattina riparto. Ma riscendi a montare oppure è già stato un Penso caso? Di riscendere, ecco. Allora, penso di rivederci, ecco. Ti aspettiamo allora. Grazie. Complimenti per questa vittoria, grazie. Per un ciao soprattutto a tutto il team. Grazie. E niente, in bocca al lupo. Sei più lupo. Sandro, questa volta hai trovato un ciao. Sì, ho trovato un ciao, ho trovato un buon mula anche, ho trovato. Nulla, poi Profondo è un po' corta, 1500, lui ha bisogno di mettersi sulle gambe, già ora a partire un po' lento, non ho potuto mai prenderlo in mano, ho dovuto prestare per stare sotto e ha sofferto un po' la distanza. Però anche un ciao, poi sappiamo che è una cavalla. Sì, aveva già fatto uno scherzo con Urania Bonorvegi, se ricordo. Me la ricordo bene quella cavalla. Sicuramente li sto sulle palle a quella cavalla. Però tu siete usciti un po' tutti dati, lui ha trovato il buco interno, si è infilato bene. Ma no, sai cos'è? Che Giovanni cercava di portarci i larghi, lui è andato di dentro, Giovanni era andato largo e ho riuscito ad andare fuori. Comunque dai, bene, Profondo. Sì, beh, Profondo che li devi dire. Niente, poterino. Perché a questo punto credo che sia il migliore ad oggi del circuito d'Airbus come cavallo, quindi mi sa che
12 anni, 11 anni? Sì, 11 anni. A 11 anni dimostra di essere sempre competitivo. Sì, ma mi sa che lo ritroveremo almeno un'altra volta, sì. In un'erba, e poi va a riposo. E poi va a riposo. Senti, tu rosichi ancora qualche punto a Piccino, che oggi, che adesso da poco ha vinto. Sì, ho visto, complimenti Giuse, bravo. Ha vinto a Bono, e però oggi li vai alle calcane. Quindi una bella lotta, mancano due pali. E ve la giocate tu e lui. Sì, speriamo bene, dai. Speriamo di esserci soprattutto, ma ci dovrei essere. Sandro, in bocca al lupo per Asti, ormai manca poco e niente, ci vediamo presto. Ok, crepi, grazie. Giovanni, terzo sì. Hai provato a ripetere la batteria cost to cost in fondo, però è pagata da 4 anni paga. Sì, però al debutto se non sì, sbaglio. Sì, al debutto. Alla grande. Siamo andati bene, dai. Sì, sì. Come l'hai trovato? Cavallo lui che a 3 anni in ippodromo ha fatto vedere avere sì, le leve veloci. L'hai dimostrato anche tu in batteria. Sì. Poi un velocista, dai. E in fondo però un po'. Paga la finale, dai. Bene comunque. Poi era fermo, quindi adesso. Secondo te è un bel prospetto per il futuro. Sì. Ok Giovanni, tu sei sempre al palo, complimenti per questa stagione. Grazie. Ciao. Antonello Purighedu, presidente dell'associazione Airbus. Siamo all'ottava tappa, ne mancano due, Orani e Oliena, poi si concluderà questo viaggio del 2019. Abbiamo sempre parlato dell'Airbus, di come sta andando, comunque di una buona risposta di cavalli, 10, quindi sì. Vuol dire che i cavalli ci sono e tutto. Oggi sì, sono arrivati 10 cavalli, anche se stiamo uscendo da un periodo dove ci sono tantissime corse, però stanno apprezzando le nostre corse dell'Airbus, stiamo facendo le cose seriamente, sia con doping, DNA, con tutte. Per il prossimo anno prevedo di cambiare anche qualcosa, ma ancora non lo annunciamo, ci sarà anche qualche novità, qualche introduzione per renderle più agevoli, più snelle le corse, e speriamo che continuino a rispondere così, perché per adesso stiamo andando bene e sono contento, speriamo di avere ancora più cavalli e poi si vedrà se gli allevatori credono in noi, anche noi crediamo in loro. Quindi. Senti, oggi ti chiedo un po' sull'aspetto tecnico, 8 tappe e 7, 8 vincitori di cavalli sì. Diversi. Sì, questo vuol dire che le regole impongono una certa linea e che comunque dà spazio a tutti. Certo, dà spazio a tutti, anche le distanze delle piste sono diverse, ovvio che magari ci sono 1800 metri, 2000, 1600, 1400, quindi dà la possibilità a molti cavalli di poter vincere, perché ogni cavallo ha una sua distanza, diciamo, ecco. Quindi questo mi fa anche contento, perché almeno diamo spazio a tutti i cavalli, non c'è uno che praticamente diventa il vincitore di tutte non c'è, le corse, diciamo, e non c'è il leader. Il nome doc se di un tempo, non c'è. Quindi e questo anche gli altri induce anche gli altri allevatori a portarle, perché dice c'è spazio per tutti, vuol dire che si stanno alternando, ogni gradatore come vedi prima, seconda e terza sono sempre diversi, mi sa che l'unico che ha vinto due corse è Profondo, no? Sì sì, no, è Profondo Rosso che comanderà anche la classifica oggi dei cavalli. Ha vinto un Ciao che non aveva ancora vinto. Una volta l'ha vinta Tavetto, una volta Spartana, una volta Venere, quindi sono sempre diversi e questo ci fa piacere, perché dà spazio a tutti e accontenta un po' tutti, quindi sì, stiamo sì. Facendo le cose bene. È una cosa molto inedita, 8 tappe e sì. 8 vincitori diversi, vincitori. Quindi solo, e 7 sono i Fantini, l'unico che si è ripetuto è Sandro Gessa. Anche quello, anche nelle monte. Sì, siamo quasi in linea. Sì, e oggi c'erano diversi pali anche in altri posti, quindi era difficile anche trovare le monte. Invece molti hanno preferito venire da noi. Questo mi fa contento, più di così. Antonello, io penso che poi tireremo le somme a Oliena quando sì. Si consumerà l'atto finale del palio. Certo. Cioè del palio, del circuito Airbus, tireremo un po' di somme, un bilancio finale, poi ci saranno altre valutazioni in seguito, ovviamente di questa stagione. Per il momento ti salutiamo e ci rivedremo sì. Orani ovviamente, e poi Orani. Il gran finale ad Oliena. Okay. Ciao Antonello. Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog su conrive.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.